Bene, buonasera cari non telespettatori. Hadouken a tutti voi. Io sono Crisale del keeper di questo nostro canale, Spider-Man Miles Morales. Ehi, Genki! Ehi! Rhino! Cosa? Za, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare due passi. Oh, ottimo! Passa dall'anfiteatro, voglio mostrarti una cosa. Io pure su Miles so abbastanza poco, per questo ho chiesto a Mid, che è la nostra esperta su Spider-Man. Le foto del combattimento, pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense. Arrivo. Ok, adesso ammetto che sono un po' giù di morale. Tieni premuto quadrato mentre sei in aria. Ah, aia, aia, mamma mia, e poco non mi schianto per terra per fare sta stronzata. Genki mi starà aspettando all'anfiteatro. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, ehi, guarda. Regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo. Bello. Provalo. Ti copro io. Mi sembra già coperto comunque. Ci stanno gli scatoloni lì dietro, no? Beh? Mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok. Come mi sta? Di merda. È veramente di merda. Miles Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume. Nuovo costume. Per cambiarti costume relativo a... Accedi a questo menu per controllare i costumi appena Clicca a sbloccati. nord per la seconda parte del tuo regalo. A nord. Assemblare? Cioè non, adesso l'abilitare non si fa, si assembla. Cos'è un robottone che si deve unire per formare il mega gigantone? Vabbè, comunque ci vediamo dopo. Seguito così. Allora, modifiche del visore. No, no, ok. Quindi immagino che il suo costume nero se lo metterà più avanti. Vabbè. Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo. Non la montare al contrario. Benvenuti a Solo i fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Pete ha impostato in automatico il programma di Jameson. È masochismo puro. Brutte notizie, amici ascoltatori. Il mio speciale di beneficenza natalizio è stato annullato Amici ascoltatori. provocato dai vigilanti mascherati. Non farmi bannare dalla chat ancora prima del previsto. Cioè, le parolacce le dici tutti Di tu. questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti, sono Dani Card e questo è DaniCast, il programma dedicato agli eroi di tutti i giorni. Nella puntata di oggi parleremo di agenti di borsa, scuole private e della persona che ha inventato la riproduzione automatica della Ah. rete. No, ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di DaniCast. Io sono Rhino. Non so voi, ma secondo me sto vestito è brutto da far schifo. Il C'è posto la in tuta cui più sei stato trovato scrausa è e stato povera del pressoché mondo. sicuro. Preparati alla tua prima sfida di addestramento olografica. Queste sfide sono sparse in tutta la città e ciascuna è incentrata su una nuova mossa o tecnica. Questa è incentrata sull'improvvisazione acrobatica. Forza, mettiti in posizione. Solo addestramento? Non posso crederci. Primo, combattimento aereo. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere un vantaggio. Tipo
Tieni premuto per catapulta. Ah, ecco come si faceva. Ok. Tengo premuto quadrato per lanciarlo in aria. E il nuovo quadro per colpire un nemico con calcio oscillazione. Questa tecnologia è incredibile! Con le componenti giuste potrei renderla portatile. Aia! Cioè, mi sono fatto colpire da un manichino olografico. Sono vergognoso. È ancora io? Ti vengono per disarmare un nemico. Gli avversari disarmati sono meno pericolosi. E stenderli con le loro stesse armi dà una gran soddisfazione. Doppio vantaggio. Ok, sì! È pazzesco! Grazie, Peter Parker! Ora combiniamo queste due mosse. L1 più il quadrato più triangolo per uno schianto Venom. Ok, ci sto. Ok. Altri nemici in arrivo. Possiamo gli esercizi liberi. Usa le mosse aeree e il disarmo per sconfiggere questi nemici. Vai alla grande, Alicora. Ho capito, quanti siete? È in 300? Possiamo vendere per... Oh no! Spider-Man! Eliminiamolo via col bottino! Siete qui per una riposta... Ma quello non era... Okay. Alberto Oliviero! Facciamo fuori il ragno e prendiamo l'equipaggiamento. Ci frutterà soldi a palate. Solo per la cronaca. È tecnologia brevettata a marchio Spider-Man. La vendita è vietata. Come fanno a essere trasparenti? Ricorda, la specie di Giva è la casa dei molti grandi bambini. Esempio, ma al posto di... Ehi, dottore! Prova! Ciao, bella maschera! Il sistema di combattimento è sensibilmente più facile rispetto a quello di Batman, perché qua è molto più difficile che si interrompano le combo. Con quello di Batman bastava un minimo errore e la combo si interrompeva. E sono arrivato a 50 combo con niente. Simulatore. Kernel Panic. Ma se riavvio il BIOS... Sì, ha funzionato. Pete ha creato sfide di furtività, mobilità e combattimento. Devo dare un'occhiata quando posso. Allora, questa è la stessa città, quindi se mi ricordassi il posto...
Ci sono due punti che vorrei andare a vedere, che dovrebbero essere anche lievemente visibili sulla mappa, almeno uno. Ovvero l'Avenger Tower, che dovrebbe essere qui da qualche parte. Dovrebbe essere, eccola, l'Avenger Tower, eccola qua. Ovviamente l'edificio più alto. L'altra è un po' più difficile da localizzare. Mi sa che dovrò aspettare di passarci per puro caso. Vabbè. Nel rientrare dovresti fare un salto al Roxxon Plaza. Passavo di qui e ho visto qualcuno intrufolarsi all'interno. Sì, vado a dare un'occhiata. Ehi, voglio sapere tutto sui tuoi nuovi spider poteri. Sembra una scarica di bioelettricità. O forse energia statica supercaricata. Ci serve un nome. Che ne dici di potere veleno? Perché brucia come veleno. Sì, non è male. Veramente, Intanto secondo me fai non il c'entra un Roxxon cazzo, però Plaza e vabbè. poi casa. Ricorda potere veleno, fidati, è perfetto. No, neanche per il cazzo, cioè non c'entra assolutamente nulla. Come fai a dire che il Venom è simile all'elettricità? Cioè, è assolutamente sbagliato. Comunque, vabbè. Non decido io. Per il passaparola siamo saliti in classifica dal 136esimo posto all'87esimo, cioè wow! Va bene, andiamo avanti. Oggi sono online dalla lunghissima coda per l'esame di cittadinanza e ho deciso di rispondere ad alcuni dei vostri. Ciao, mi chiamo Simon Krieger e quello che hai davanti agli occhi è un reattore a nuvola. Quando sarà attivo, questo reattore soddisferà l'intero fabbisogno energetico di tutta Harlem. Sì, so cosa pensi. Simon, come è mai possibile? E la risposta è Nuform. Una sola capsula di questa rivoluzionaria sostanza può garantire ad Harlem energia pulita e sicura per almeno 500 anni. Troppo Presto facile. attiveremo reattori in tutta Manhattan Oltre e che poi assurdo. in tutto il mondo. Ci attende un pianeta alimentato a Nuform. Roxxon, energia alle persone. Ma cos'era? Qui non c'è nessuno. Hanno sfasciato di tutto. Forse stavano cercando qualcosa. Indovina un po'. Oh. Hanno effettuato una ricerca su. Cosa pensavano di. Au. Ah, che notte da incubo. Tecnologia super, ma il Venom li ha distrutti. Sì, Genki ha ragione. Venom calza pennello. Strada! Servono i forti! Non vi ho mai visti prima! Che bella lucina! La maschera sarà la tua condanna! Che armi sono? Memoria metallica! Ce ne sono altri lassù. Sì, lo vedo. Infatti sto cercando di andarci. Se questo cretino. Se sto cretino ci va. Aia. Sai cosa? Prendi questo.
questo lo vedremo. Chi è che mi sta sparando? Eh sì, vabbè, un po' più lontani già che ci siete. Guardate questo, Strano. Ehi, ho fatto la spesa per tua madre, ma vuole sapere dove sei finito. Ce l'hai quasi pronto. Cavolo. Ok, faccio il primo possibile. Grazie. Se gentilmente però fai quello che dico io, ti fermi a fare il nulla. Fermiamolo! Non deve raggiungere gli altri! Anzi, in arrivo! Quindi praticamente questi è inutile disarmarli perché tanto l'arma se la ricreano con questa strana tecnologia. Che questi con le armi comunque ti distruggono. Ti tolgono molto più energia che a Batman. Dobbiamo evitare le discariche elettriche. Inkerer, e chi sarebbe? Penso. Devo scoprire cosa sanno per anticipare le loro mosse. Seguivano i carichi di Nuform. Ma perché? Sicurezza Roxxon. Ora tocca a loro. Ci penserò più tardi. Non vedo l'ora di spazzolarmi la cena di Natale. Quella banda e i carichi di Nuform possono aspettare fino a domani. Le linee della metro. Non mi ricordo con bene come se swinga. Posso cambiarmi? Male.
il diploma delle medie. È da un pezzo che non vedo quei due. Vediamo che cosa c'è di interessante in questa stanza. L'ho visto con Pippo. Piangeva come una fontana alla fine. E anch'io. Porno. Certo che questa TV è vecchia come abuela. Idee per nuovi spider costumi. Meglio che mamma non veda. Siamo in alto mare con il trasloco. Questa casa sembra ancora di abuela, non nostra. Vediamo a che sta lavorando. Oh, Speed Nonagon! Spero lo finisca presto, voglio provarlo. Cos'è stato? A posto! Ne è caduta solamente una goccia. Rimedio! Non fa niente. Ah, e bendito! Mio, che guapo! Grazie, mami. Ho invitato un ospite stasera. Puoi riordinare la casa? Oh, magari metti su della musica per l'atmosfera. Ah, Nadja. Sul serio? Chiamata di lavoro anche la vigilia. Il comizio di domani non si organizza da solo. Ora, per favore, prepara tutto. Pronto? Notte della vigilia. Nadja, gli annostierano il permesso paramagnana. Sistemiamo l'appartamento. 15 Comincia... anni a Brooklyn senza macchie. Poi arriva Harlem. Deve essere un segno. Io pensé che gli abbiamo sienato esos formulari. L'albero di papà è ancora tra noi? Sì, per fortuna è sopravvissuto al trasloco. Nessun Natale come un Natale a Brooklyn. Papà lo diceva sempre. Sì, claro. Niente dischi. Mamma! Dov'è il vinile di papà? Prova in camera mia. Grazie. Io pensé che gli abbiamo sienato esos formularios. No? I capelli sono a posto, no? Sì, funziona ancora. Questo è un vero cesso. Mamma si è candidata al consiglio comunale. E la gente di Harlem la adora. Neanche mamma ha finito di sistemare. Wow, quella carta da parati è puro stile abuela. Mamma ne ordinò 100 copie perché nell'articolo compariva il nome di papà. Chi è Spider-Man? Se solo sapessi, ma... Che cos'è? Ah, sarà finito qui durante il trasloco. Il dossier di uno dei casi di papà. Chi è Prowler? Chissà se papà l'ha preso. Non li ho più toccati dopo la bomba al municipio. L'album preferito di papà lo metteva ogni domenica prima di fare il caffè. C'è altro da esaminare qua dentro? Vorrebbe di no. E dai, non ti incastrare. Aspetta, c'è una cosa che non ho visto lì. È una fortuna che Genki si fermi da noi per un po'. Potremo lavorare a nuovi equipaggiamenti. Borace sbiancante, borace ipoclorito. Questa sembra una versione bucolica di Stan Lee. Che cosa hai scelto, DJ? Il miglior disco di sempre? Perfetto. Discreto, elegante. Una volta non ti piaceva il jazz. Lo amo grazie a tuo padre. Il campanello è guasto da secoli. Miles, ci pensi tu? Certo. Sì, se sapessi dove devo andare. È parecchio che non ci sentiamo. Beh, l'ultima porta. Cioè, l'unica porta rimasta era quella, quindi. Finn,
Ehi, campanello aggiustato. Che bello vederti. Quindi non c'è mai Finn a questa cosa. Mesi. È cambiato molto. Sì, è proprio vero. È il nostro ospite d'onore? Venite voi due. La cena è quasi pronta. Finn, sono così contenta che tu sia venuta. Grazie per l'invito, signora. Ci sei mancata. Soprattutto a questo qui. Ciao, Finn. Lui è Genki, un mio compagno della Brooklyn Visions. Genki, lei è Finn. Sì, fino a qui ce l'ho arrivato anch'io. Oltre a te. Oh sì, avete vinto il concorso di scienze della contea, no? Con un... convertitore d'energia. Flick! Qui l'impianto elettrico è un disastro. Controllo il salvavita. Gracias. Quindi? Natale a lume di candela? Non sono stata io, ho solo aggiustato il campanello. Non ci avete pensato. Brutte notizie. Non c'è corrente. Tutto quanto l'isolato è al buio. Do un'occhiata fuori dalla scala antincendio. Ok, ma stai attento. Ok, non posso arrivare al trasformatore da qui. Non senza potere. Mi dia altri palazzi senza corrente. C'è gente sul tetto, non posso salire. Sì, l'intero isolato. Speriamo apra il reattore Rose, la corrente non sarebbe più un problema. Non lo so, il loro servizio clienti. Una volta mi hanno tenuto in attesa per due ore. Ci serviranno delle altre coperte. Se spero non che nessuno mi veda qua su. Potevi vestirti prima di uscire da qua. Intelligentone. Non guardare fuori. Cosa starà combinando Miles? Confido in lui. Gli scaldavivande non basteranno per salvare. La mia bioelettricità può stendere Rhino, ma riuscirà a salvare il Natale. Funziona! Cavolo, quanta luce! Non ci avevo pensato. Devo rientrare subito. Ok, comincio un attimo a perdermi. Non c'è niente da vedere. Il problema è che io non so dove devo. Fino a lì io devo andare, madonna. Distraile. Forza, Genki. Miles è ancora fuori? Che ne dite? Una bella foto? Adesso? Sì, sapete, certi momenti vanno immortalati. Non aspettiamo Miles. No, lui odia le foto. Coraggio, stringetevi. Pronti? Bella foto, bella foto. Oh, ciao. Miles. Qualcuno ha fame? Andate a sedervi. Mi sta facendo venire fame a me. Finn, raccontaci un po' che cosa stai facendo. Ancora il circolo della robotica? Ho dovuto mollare, ma studio biotecnologie per conto mio. Che nerd. Parla quello che deve mettere la cravatta a scuola. Ehi, solo il martedì. Tuo fratello Rick lavora ancora alla Roxxon? Chi lavorerebbe per loro dopo aver visto il suo ultimo spot elettorale? Lei ha distrutto Simon Krieger. Oh, a proposito, Genki, tu te la cavi molto bene con i social, non è vero?
Spargeresti la voce sul comizio di domani? Sì, a mezzanotte sarà virale. A volte ho l'impressione che il mio vero rivale sia Simon Krieger. Qui la Roxxon è troppo influente e oltretutto deve rispondere solo ai suoi azionisti. Ma ad Harlem serve qualcuno che rappresenti la comunità. Questa è la candidata che parla, se non te ne sei accorta. Vuole controllare prima che li metta online? Oh, sì, sì, non premere invio! Allora, che ti succede? Che intendi? Mi sembri, non so, distratta. Ti va di parlarne? Non stasera. Siamo a Natale. Invece, come sta andando il trasloco? Insomma, tutto ok. Lo odi? No. Quello è il tono che usi quando non vuoi dire la verità. No, solo... qui non conosco nessuno. E quando vado in giro mi perdo sempre. Devi trovare un buon ristorante, un barbiere, un campetto in cui giocare. Per ambientarti. Ti va se usciamo domani? Solo io e te. Non hai da fare? Sono in vacanza. Se te l'ho chiesto... Posso rimandare i compiti di almeno una settimana? Ok. Ti scrivo. È deciso. Cioè... è un'uscita tra amici, ovviamente. No, non lo è. Fare come sempre, non c'è che dire.